Efficienza della rete viaria e sicurezza stradale sono questi due degli obiettivi qualificanti dell'azione politico-amministrativa della provincia di Taranto. In questo senso sono stati investiti 140.000 euro per risistemare la viabilità, nello specifico la strada provinciale ex statale 377 che da Mottola conduce a Noci. Rifacimento del manto stradale, posa in opera del guardrail in alcuni tratti, sistemazione della segnaletica orizzontale e verticale. Questi lavori che hanno interessato nello specifico la strada provinciale in questione. Questo intervento ha migliorato sensibilmente la viabilità che ruota attorno al territorio del comune di Mottola. È un intervento che continua giornalmente, in questo caso una bretella importante di collegamento con la provincia di Bari, 140.000 euro su questa strada che si vanno ad aggiungere agli altri 160.000 euro che abbiamo speso per riqualificare la strada provinciale 29 e la 53, sempre in agro di Mottola, quindi un progetto mirato che mira ad andare avanti e quindi a riqualificare queste strade soprattutto nella zona occidentale che più volte ci è stata richiamata l'attenzione. Il sopralluogo questa mattina ha visto, oltre all'assessore provinciale lavori pubblici Carrieri, anche la presenza dell'assessore alle politiche sociali Gentile e del consigliere provinciale Luigi Pinto. Questa è una strada molto importante di collegamento con Noci e che vedeva dal versante di Noci una viabilità con una buona messa in sicurezza, e la provincia adesso di Taranto si è collegato a quell'opera realizzando un impegno pari a quello del versante barese. Non è questa l'unica opera, voglio dire che la provincia ha anche fatto in questi giorni la strada per l'ingresso del nuovo liceo all'interno di una convenzione con l'Acquedotto Pugliese, e che consentirà ai nostri giovani ragazzi già dall'inizio di ottobre di poter frequentare quello bellissimo place, grazie al fatto che la provincia è intervenuta sia per le opere di tronco Fognaro e Idico sia per le opere stradali.